Questo istituto ha installato apparecchi di ventilazione meccanica controllata in grado di abbattere fino al 99% la presenza di virus e di agenti inquinanti nelle aule, se ben utilizzati. Questo abbiamo fatto nel comune di Monte Calvo in Foglia, così come abbiamo fatto in tanti altri comuni marchigiani, senza distinzione tra piccoli e grandi comuni, tra comuni della costa e comuni dell'entroterra. La Regione davvero vuole essere vicino agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e alle famiglie. La Regione ha voluto costruire un bando che garantisse anche i più piccoli comuni, sotto i 10 e i 5.000 abitanti. Così è stato a Monte Calvo in Foglia, è stato a Sasso Corvaro e anche a tanti altri comuni della provincia di Pesaro Urbino e delle altre quattro province marchigiane. Ci aiuta a condurre delle lezioni sicuramente in modo più confortevole. L'anno scorso sono state seguite le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, no? Fra le quali anche la reazione costante dei locali e quindi delle strutture scolastiche. Chiaramente lo abbiamo fatto con l'apertura delle finestre. L'installazione di questi impianti di ventilazione permette di svolgere le lezioni sicuramente con maggiore benessere, ma anche con maggiore sicurezza, chiaramente. Questo bando che ha emesso la Regione Marche è stata un'opportunità molto importante per l'amministrazione comunale, perché come sappiamo le amministrazioni comunali, la mia come tutte le altre, puntano sempre al benessere dei nostri ragazzi e in questo periodo di Covid avere la possibilità di un riciclo costante della reazione delle aule è una cosa importantissima. Il finanziamento che abbiamo ottenuto ammonta a 92.000 euro e ha permesso l'installazione di 5 macchine di impianto di ventilazione nella scuola primaria di Borgo Massano, mettendo così in condizioni favorevoli le lezioni di 80 bambini e l'installazione di altre 18 macchine nella sede centrale Calanciarino, sempre di Monte Calvo in Foglia, che permette una reazione di 18 aule, appunto, favorendo la giornata di 330 alunni.